Buongiorno a tutti, ho subito la parola al sindaco. Buongiorno a tutti, grazie di essere venuti, grazie al professore di essere qui. Poi l'architetto Centini, presidente della commissione cultura, sarà più particolarizzato nei saluti della mattina. Un valore unico e basilare attesta l'importanza di una comunità, la qualità delle persone che lo fanno parte. Tra queste persone spiccano quelli che vivono il tessuto sociale attraverso lo studio del territorio, riuscendo con le loro peculiarità a dare uso alla collettività. Partendo da questo presupposto, non possiamo che essere onorati di poter annoverare tra noi da Pinozzi un nome prestigioso come quello del professor Mario Torrente, studioso, archeologo, scrittore di fama internazionale, certo, ma prima di tutto, un amante della cultura. Con dedizione ha profuso una smisurata passione negli scavi effettuati nel nostro comune, come quelli condotti nel sito archeologico di Firenze, che hanno avuto una evidente notorietà nella giornata della storia. Allo stimato professore del 2014 è stato assegnato il premio Balzano per l'archeologia classica, un premio lodevole per un uomo che ha saputo distinguere intrinsecamente con i suoi studi le ricerche storiche e archeologiche, prospettando nuove metodologie e innovative di avvenimento. Attribuiamo per questo, con somma fierezza e gratitudine, un onore al merito di cui pochi ed altrettanti illustri colleghi possono affrettarsi. Un omaggio di un semplice ma significativo atto. Il conferimento della cittadinanza onoraria del Comune di Tarquinia, titolo in realtà da tempo conseguito sul campo, a seguito dei frequenti periodi professionali trascorsi che hanno elargito alla persona quei fatti e caratteri peculiari della nostra comunità. La valenza di questa cittadinanza onoraria guarda al presente pensando al domani. Ci ricorda quello che siamo e vogliamo continuare a essere. Tale onorificenza, riconoscendo il merito dell'attività lavorativa compiuta dal professor Mario Torrente, vuole promuovere i valori per il futuro e dare un esempio alle nuove generazioni. Vuole ricordare e dichiarare pubblicamente che all'orizzonte della nostra collettività c'è l'accoglienza e la benevolenza di coloro che sanno distinguersi per esemplarità di azioni, impegni e virtù, esattamente come il nostro professor Torrente. Sono certo che da oggi il valore intangibile di Tarquinia avrà un'ulteriore conferma di vanto e di pregio agli occhi del mondo intero. Grazie. Oggi e domani sono le giornate europee del patrimonio e oggi inizia Tarquinia a porta aperta. Credo che Tarquinia in questi anni, nell'ambito anche di Tarquinia a porta aperta, che quest'anno è il decimo anno che organizziamo questa manifestazione, l'archeologia ha avuto posto del primo piano per la comunità di Tarquinia. E questo grazie alla collaborazione delle università. L'Università di Perugia, il professor Corelli, il professor Torino, l'Università di Milano, la professoressa Pompiglioni, la professoressa Bagnasco, l'Università di Roma, la professoressa Pagliarini, e la professoressa Statola, e l'Università di Torino con il professor Mandovesi, ecco. E più la collaborazione che abbiamo avuto con la superintendenza in questi anni si è aperta molto di più rispetto agli anni passati con la comunità di Tarquinia. Per noi l'archeologia, questa bella scienza, è importante per Tarquinia, che ci fa conoscere il suo passato, la sua cultura, la sua arte, la sua storia. Ecco perché questa comunità di Tarquinia in questi anni ha dato un impulso maggiore a questa archeologia. Tanto è vero che oltre a oggi che diamo la cittadinanza rurale anche sul
governo. Abbiamo dato la sorveglianza mondiale nel 2008 con l'esperienza con l'Unione, proprio perché questa città è molto nella ricerca e nell'archeologia, quindi nel suo passato e nella sua storia. E noi siamo onorati di dare la cittadinanza onoraria al professor Torelli. E adesso ringrazio le associazioni che in questi periodo, in questi anni si sono nate, cioè l'associazione Fonte Antica, c'è l'associazione Amici delle Bombe di Vinte, c'è l'associazione Archeologicamente, ecco, sono associazioni che danno un contributo sia alla città ma anche alle università che fanno gli scavi. Ho visto in questi ultimi tempi una maggiore attenzione da parte della città nei confronti degli scavi, nei confronti delle università. Con le visite guidate che facciamo annualmente sono migliaia i cittadini che si sono avvicinati all'archeologia. E questo grazie anche alla lettura che fanno l'università, che mette a disposizione uno studente, lo stesso professor Fiorini, sempre disponibile alle conferenze, alle visite guidate, lo stesso professor Torelli è stato sempre presente alle nostre iniziative. Io ringrazio della presenza la dottoressa Moretti, l'avevo detto già sull'intendenza delle mie generali, la dottoressa Francesca Guttani, visto qua, è presente, la dottoressa Moretti Lorenzi, che è la responsabile delle vostre direttive, che da anni aiuta e collabora con gli scavi, tenendo pulita la parte dell'area dove c'è il santuario di Venezia. Ringrazio la presenza della Fondazione Furia Madre, la professoressa Grazia, presente, e così tutti gli altri, tutti voi che siete qui a onorare questa cittadinanza onoraria al nostro Pierre. Io adesso vi leggo la parte del deliberato del Consiglio Comunale che ha dato la cittadinanza onoraria. Il professor Mario Dovelli, già ordinario di archeologia e storia dell'arte greca e romana dell'Università di Perugia, ha diretto per decenni di lavoro di scavo e di studio del santuario greco di Crevisca, l'antico porto di Tarquinia del 69 al 79, dal 1994 al 2010. Grazie alla sua fama di archeologo a livello internazionale, non c'è importante università o istituto di ricerca dove non abbia insegnato o abbia effettuato conferenze a livello europeo, americano e australiano. Nel mese di settembre del 2014 è stato assegnato il prestigioso premio Balzano per l'archeologia classica. Questo premio è stato assegnato al professore e è stato consegnato nella sala reggia del Quirinale nel novembre del 2014 dal presidente Napolitano. Con le seguenti motivazioni: per il carattere profondamente innovatore dei suoi studi, tutti i principali ambiti della cultura antica, da quella greca a quella etrusca a quella romana, e la grande rilevanza delle sue sperimentazioni tecnologiche e delle sue scoperte archeologiche, dell'originalità della sua opera in cui convergono in una salda visione globale, indagine storico e di carattere, sostenute da una sensibile attenzione alle strutture economiche e sociali e agli aspetti biologici e istituzionali delle culture antiche. Queste sono le indicazioni che hanno permesso al professore di avere il premio avanzato. Il suo interesse e amore per il nostro territorio è dimostrato anche dalla sua partecipazione a convegni e seminari organizzati da questo ente, a quale è sempre intervenuto con grande disponibilità.
Considerata la passione e l'amore con i quali il professore ha presentato la clinica e tutte le iniziative intraprese, mostri, convegni, pubblicazioni, progetti di valenza internazionale. Visto il curriculum vitae che ha legato alla presente l'impressione consigliare e forma parte di grande sostanziale, il numero doveroso di conoscervi per i motivi suddetti alla cittadinanza onoraria della nostra città. E libera ad un'unità di potere di concedere la cittadinanza onoraria al professor Marco Relli, a titolo di espressione di gratitudine per le meritevoli opere di studio e di valorizzazione dell'enorme patrimonio culturale di cui la nostra città è ricca. Grazie, professore. fondata nel 181 avanti.
E la dottoressa Colletti nel suo archivio di immagini di tutta la zona del Porto Clementino delle Saline mi ha fatto vedere, mi ha dato una serie di fotografie aeree, queste del 1940 della RAF, dove si vede, no, in questo processo di urbanizzazione, no, di tutta l'area della costa. Qui siamo nel 1950, dove cominciano a vedersi le prime nuove strutture e costruzioni, fino ad arrivare all'84, dove ormai l'area del Lido è fino ad oggi, no, totalmente costruita. Ma per fortuna quell'intervento del 1968 bloccò quest'area, dove poi dopo, diciamo, venne rinvenuta la colonia romana, in realtà all'interno dell'area vincolata praticamente abbiamo soltanto un angolo, come ho scritto il professor Torelli, della colonia romana. All'esterno ci sono tre ville e una villa settimana molto importante, e da lì sono cominciate una serie di importanti scoperte che possono essere esemplificate, no, simbolicamente, no, da queste statue del Dorado, quelle che sono tesoretto di monete d'oro. Di dopo, nel 1970, è la scoperta con l'inizio dello scavo della collaborazione con la dottoressa Guetani del santuario di Gravisca, del santuario poeta di Gravisca. E con lo scavo fino al 1979 di questa prima parte del santuario meridionale, il santuario greco, e la scoperta appunto di tutta la storia di cui poi ho parlato di la fondazione, la scoperta, la fondazione di questa colonia, di questo santuario da parte dei Foceni, questa era la ricostruzione del primo sacello fondato nel 580 avanti Cristo, come è stata proposta l'anno scorso con questa mostra che si è tenuta a Civitavecchia. Oltre la fase degli scavi, ovviamente c'è la fase delle pubblicazioni, quella qui in diapositiva ho voluto mettere una parte dei 14 volumi che sono usciti sul scavo di Gravisca, che abbiamo con la direzione del professore, e a cui si aggiungono oltre 60 pubblicazioni in articoli in monografie internazionali. E appunto dell'anno scorso arrivo questa mostra organizzata, voluta dalla dottoressa, dalla soprintendente Russo, e con il catalogo che si è tenuta a Civitavecchia, che è durata praticamente un anno, e speriamo che si possa portare anche nelle sale del Museo di Tarquinia, con la cooperazione sia del comune che della soprintendenza. E poi io ho voluto mettere questo volume, che è il volume che è stato curato dalla dottoressa Colletti, perché è un volume estremamente interessante, perché poi dà il senso di due cose, secondo me, fondamentali, cioè l'unione tra enti diversi che funziona sempre, quindi comune, forestale, e poi oltre ad essere un volume estremamente interessante perché reinserisce Gravisca all'interno di quello che è il suo quadro naturale, che è in appartenenza, cioè quello delle Saline. E quindi c'è una ricostruzione di carattere sia naturalistico, ovviamente botanico, ma anche con la storia che si unisce alle scienze naturali, che secondo me è una grande cosa. E tanto, quindi tanto è stato, quindi l'importanza da quel 1968 di Gravisca, sono andato così per curiosità a fare un viaggio su internet, oltre 12.000 voci che escono sotto, saranno 12.000 però perché mi piace sono, escono sotto la voce per Israele, cioè la Latina, alla Gravisca che si esce, potrebbe uscire qualche discoteca o cose varie. E quindi, ma sono proprio pubblicazioni che parlano del sito storico. E voglio farvi brevemente due molto rapidamente indicate, perché poi vi aspetto oggi sullo scalo per farvi vedere in persona, perché
di evoluzione delle campagne di Stato, indicandovi ecco, la ripresa degli scavi dal 1994 si è concentrata nella zona settentrionale, a nord dell'area scavata negli anni 70, dedicata e dedicata a Afrodite, Era, Demetra, Adone e Apollo, mentre si è visto che il nuovo santuario che stiamo scavando in questi anni è quello proprio delle divinità Etrusche, che è fondato circa 50 anni dopo della fondazione del sacello di Afrodite nel 580, ovvero nel verso 530-520 a.C., il sacello con i due altari di Sulis e di Cavata. E chiaramente noi siamo partiti scavando dapprima tutti i crolli fino ad arrivare all'alimetria, no? Del santuario alla fine del 281 a.C. quando arrivano i romani e distruggono fondamentalmente il santuario, scoprendo tutta un'area sacra ancora evidente nella presenza di quest'altare con questo concetto per sacrifici inferi, che praticamente ci indica che ancora in questa fase del IV secolo a.C. c'era una divinità adorata in Toni, che veniva onorato in questo luogo, e per poi chiaramente arrivare a scavare in questi anni con grande difficoltà ai livelli arcaici del santuario, con grande difficoltà perché come vedete, la ricostruzione di questi due temeni, cioè di questi due recinti sacri, è una ricostruzione tutta fatta a puntini, cioè di strutture vere e proprie, ce ne sono pochissime, perché il santuario arcaico è stato fondamentalmente spogliato di tutte le strutture murarie alla fine del V secolo, che poi sono state utilizzate per il loro ricostruzione. E quindi quello che noi andiamo a scavare, ad indagare, sono soltanto le fosse di spogliazione di queste strutture. Quindi abbiamo una planimetria che piano piano, ogni anno, si va componendo, sempre di più. Vedete, ecco, quello che noi troviamo appunto sono le fosse di spoglio dei muri che sono stati, ovviamente, dei grandi blocchi che sono stati tolti. Così abbiamo la stessa sorta hanno seguito due altari arcaici, uno l'altare Epsilon rimangono questi blocchi, addirittura il più grande l'altare Delta, rimangono unicamente tre blocchi. E quest'anno ci stiamo concentrando in questa zona del santuario per verificare le nostre ipotesi di partenza che questo limite occidentale fosse il limite di età fondamentalmente età arcaica e che di qua non ci fossero strutture pertinenti al tale. Perché siamo stati probabilmente avevamo ragione, tant'è vero che all'esterno è uscito fuori questa struttura abbastanza nuova di cui ancora stiamo scavando, però non ci sono dati per una vera e propria identificazione per adesso. E leggermente più ad ovest la presenza di strutture murali, blocchi e di tramezzi ci parla della presenza di un portico che probabilmente si trova nel settore occidentale del santuario, nella zona probabilmente di accesso dal mare. Ecco, l'ultima diapositiva l'ho voluta mettere perché ci tengo molto perché è un po' la filosofia degli insegnamenti del mio professore e mi ricordo quando all'università, dopo le lezioni, durante le lezioni di archeologia, poi c'era sempre una parte che era dedicata, come ci raccontava di tutti i bambini, ed era dedicata proprio al ruolo dell'intellettuale nella società, cioè il ruolo dello studioso. È veramente che non è mai uno che si chiude nel suo studio perché praticamente è assolutamente lontano dal mondo, al contrario è una persona che partecipa, no? Nella società, prende posizione, molto spesso prende posizioni scomode
noi era stato di ascoltare, diciamo, gasati, perché oltre a darci informazioni di tipo appunto artistico, no? Ci dava un senso, un valore a quello che sarebbe stato poi la nostra, no? La nostra esistenza come studiosi. E secondo me qui a Carpigna questo incontro tra l'università, tra l'Accademia e la gente è avvenuta, perché una cosa di cui siamo, come parlavamo con Angelo Centini ieri, sia la sensibilità dell'amministrazione, questo è Angelo Centini, che è proprio l'emblema, ma diciamo l'incontro con le persone, bisogna la consapevolezza che bisogna far conoscere alle persone la propria storia è un fatto che io ritengo assolutamente essenziale. E essenziale poi alla fine non soltanto perché non vengono costruite nuove ville con le sovrastrutture romane, ma perché non vengono ricostruiti muri come barriere tra popoli e non vengono ancora più drammaticamente costruiti nuovi campi spinati. Scrive
al mio diletto soprintendente Mario Moretti una lettera chiedendo che si cerchi nel Museo di Tarquinia i depositi un'iscrizione che, di cui lui aveva un facsimile ma non aveva la foto. Io non sono mai stato ispettore di Tarquinia. Moretti mi mandava come missus dominicus, cosa di cui ero particolarmente grato, non tanto perché missus dominicus in una terra felice come archeologicamente Tarquinia, ma perché tutto sommato mi riservava delle occasioni che io coglievo senza avere però tutte quelle che noi chiamiamo rogne, che sono la gestione quotidiana di una zona difficile e un museo molto caro. Bene, io parto con il facsimile in mano, vengo a Tarquinia, chiamo il consegnatario Romeo Ciuferri, purtroppo scomparso, e gli dico: Romeo, dobbiamo cercare sto pezzo. Dottore, oggi non si può fare, ma se lei torna tra qualche giorno io gli tiro fuori tutto e vediamo. Cerco di ripetere anche la fonia, la calata nord-laziale di Romeo. Io arrivo dopo qualche giorno, il pezzo di cui in questione non c'era. Il pezzo era molto importante, dice che non aveva ragione ad esserne profondamente interessato. Perché? Perché questo pezzo, che io poi ho così restituito nel mio volume del 75, è la grande iscrizione di una statua che doveva sorgere all'ara della regina come memoria del fondatore della città, cioè Tarquinia, figlio di Tirreno, e poi purtroppo Etruri si legge chiaramente all'inizio, e poi vedete Ham, quello è il ricordo della città etrusca fondata sulle coste della Campania che si chiama Ham. Più di questo non possiamo dire. Il monumento era di straordinaria importanza perché era il simbolo di Tarquinia, e tanto era simbolo di Tarquinia che compare la statua con un'iscrizione sotto Tarquiniensis nel cosiddetto trono di Claudio, che trono non è, ma è un altare dedicato da tutte le città, dai 15 popoli dell'Etruria, nel l'Augusteo di Cerveteri, dove sono state infatti trovate tutte le statue imperiali, e mentre le altre città sono rappresentate, Vetulonia dall'eroe Vatulmi, signore col remo sulla spalla, non sappiamo nulla di più di questo, o Vulci dalla dea con il picchio in mano, che è probabilmente Fortuna, nella accezione latina, quella etrusca non so a discuterla. Quindi era un documento straordinario, e probabilmente, siccome il frammento è stato scoperto nel 39, tra il 37 e il 38 da Romanelli, che scavava all'area della regina, doveva trovarsi nella parte anteriore, sulla destra del grande basamento dell'ara della regina, che come vedete c'ha il tempio che comincia qui, il tempio comincia qua, mentre tutto questo spazio qua davanti è occupato dagli altari e probabilmente dalla sala. Gli scavi di Maria Bonghi, che mi fa piacere sia stata, mi abbia preceduto nell'onore, hanno rivelato che sotto, vedete, questo è il dettaglio dell'angolo della struttura, sotto gli altari
c'è vedete una specie di cassa sotto quella serie di blocchi, cosa che si vede bene in un disegno, eccolo, che tra le varie ipotesi o è il deposito di fondazione del tempio o è addirittura il cenotafio di Carponte stesso. Ipotesi, naturalmente tutto indimostrato e indimostrabile, però il luogo era un luogo di straordinaria importanza. Ma questo è tutto l'avanproposito di quello che io vi volevo dire. Nel tirare fuori tutti questi frammenti me ne passa per le mani uno. Ma in compenso trovo l'attacco di una iscrizione famosa. Vedo questo frammento, vedremo poi che è l'angolo superiore destro dell'iscrizione da me ricomposta. Dico, questo mi ricorda quella frattura. Ho detto, Romeo, scendiamo di sotto dove stava l'iscrizione già ricomposta, già pubblicata e già discussa. Se ne era detto, l'unico che ci aveva capito era della corte, che aveva capito che era la spedizione degli Etruschi sotto le mura di Siracusa nel 415. Ma, vedete questo in alto sulla destra, quel frammento? L'iscrizione prima di questo attacco che io ho fatto a mente quasi si limita ai quattro frammenti che sono sulla sinistra. Quindi, diciamo, questo è stato il chiavistello, tutta fortuna, signori. Se non arrivava a lettere, c'è anche il conto. Gli elogi degli Sturin stavano ancora lì, questo è sicuro. Quindi, che cosa è venuto fuori da questo? Intanto, il primo personaggio di questa dinastia, chiamiamola così, è il capo di questa spedizione. Il capo di questa spedizione che ha guadagnato, lo dice alla fine, primo di tutti gli Etruschi, ha portato un esercito al di là del mare, cioè ha fatto una spedizione vera, non come pensa Colonna che è stata una scaramuccia navale sotto Lipari. No, questa è la Lipari, non è Sicilia, e la Sicilia è Siracusa. Quindi, diciamo, è un episodio storico vero, quindi è una cosa di cui ci parla Lucidide, non è una cosa qualunque. Ora, questo personaggio dice, vedete nella parte delle ultime due, acqua dalla legione, acqua flupeo e corona, sicuramente corona aurea, o virtù del Donatus Est, ha ricevuto come dono per la virtus, per il coraggio, l'onore, il coraggio dimostrato, una corona d'oro. Quindi, ma non finisce qua. Ciuferri mi dice, guardi dottore, io dentro ho trovato questa scatola di scarpe che è piena di corde e dei frammenti. Io tiro fuori questi frammenti uno dopo l'altro, poi ho ricostruito, erano i prodotti dello scavo di Leone De Marchese del 1957, non documentati, che lui aveva capito che erano un'unica iscrizione, però l'aveva messi lì e se li era dimenticati. È venuto fuori l'elogio di Alberto Spurinda primo, quello che abbiamo visto prima, eccolo qua, l'elogium di Vettius Polinias II, che è il figlio di questo, di cui questi sono gli unici due frammenti superstiti. Questa è forse la lacuna nella mia storia di archeologo e di epigrafista che più mi brucia, perché questo è il vero fondatore delle fortune di questa famiglia. Il padre si è stato alla testa di questo piccolo esercito, al massimo 100-150 ordini giganti, e il figlio invece è quello che ha. Però c'era un testo enorme, un testo gigantesco che abbiamo perduto, chissà che cosa ha fatto, ed è quello che ha fondato, ripeto, le fortune della famiglia. Infatti, l'opera di Vettur secondo è la tomba dell'orco, la camera più antica, che è una cameretta piccola, secondo ancora i modelli di V secolo,
siamo agli inizi del quarto, secondo me 380, poi non vi sto a tediare su questi technicalities di archeologo, ma il dato importante, eccolo, vedete che nella parete di fondo sono rappresentati tutti e tre i personaggi degli Elogia. Verde il primo è quello che sta insieme alla moglie, che è quella signora sdraiata sulla sinistra, purtroppo completamente perduto, davanti alla quale sono il figlio, Beppo il secondo, che è quello senza compagna, senza donna, questo è pure abbastanza interessante, e i due figli di Beppo il secondo, uno più grande, in cui si vede appena un profilo del volto, e un altro invece più conservato, che è Aulus, questo che è bambino, nel 380 è bambino, è perfetto, che è il capo della successiva grande impresa di Tarquinia. Andiamo avanti. Aulus Sturina, questo vi faccio vedere la fotografia, ma soprattutto vediamo la ricostruzione, è un, anche lui è stato più volte pretore, come il padre e il nonno, e ha fatto una serie di operazioni interne all'Etruria e poi dirette contro Roma, che naturalmente non menziona come Roma, menziona come latini, ma questo è abbastanza interessante. Lui dice che ha fatto? Ha spodestato il re di Cerveteri, che si chiamava Olgornius, non sappiamo più di tanto. Poi ha sedato, vinto una rivolta di schiavi di Arezzo, e questo perfetto perché 50 anni più tardi, siamo intorno al 360, 50 anni più tardi sarà un console romano nel 302 che interviene ad Arezzo per bloccare una rivolta, lì modernizza, la chiama una sedizione della plebe contro il Cilium Genus, contro la grande famiglia dei Cilii, cioè la famiglia di Mecenate, per intenderci. Allora, e dopodiché ha reso un bello servizio, esatto, un grande, poi Latinis non è morbida, cepita. Che cos'è? È la versione etrusca di quello che noi sappiamo da Livio, quando il Senato terrorizzato proclama il tumultus etruscus perché gli etruschi sono arrivati alle porte di Roma. Era la risposta di Tarquinia alla conquista romana di Veio. Chiaramente, 396, qui siamo al 358, è il tentativo disperato di fermare Roma. Sappiamo che questo non è riuscito. Quindi, l'opera di Vertus II, di Aulus, scusatemi, è la tomba dell'Orco II. Non vi illustro tutto quello che sto tirando fuori dal sistema di questa tomba, perché è molto complicato, richiederebbe molto tempo. L'importante è capire che a un certo punto, siamo intorno al 340, Aulus appena concluso il suo episodio un po' fallito contro Roma, 353, e fa una tomba più grande per la famiglia perché si immagina una prosapia che non finisce mai, e invece sappiamo che questo finisce molto presto, e ho finalmente capito qual è la situazione. Nel 308, stranamente, Decio Mure viene con un esercito sotto le mura di Tarquinia, e i tarquiniesi, terrorizzati, pagano lo stipendio dei soldati e gli danno del grano. Misteriosissimo, in realtà questo è un intervento per distruggere il partito antiromano che era governato dai signori Spurini. Quindi un pezzo della storia di questa città, io sto lavorando a un libro per rimettere insieme questo, a partire da questo straordinario tempio delle memorie patrie che è l'Ara della Regina, fino alla ricostruzione all'indietro della storia, delle vicende storiche di questa città che ha tentato di essere alla testa dell'Etruria, ma come dire, purtroppo è stata fermata da una cosa più grande di lei, che era la potenza di Roma. Bene,
il secondo segno di fortuna. La reggenza del Ferragosto del 1967. A Ferragosto del 1967 era già successo nel 65 che si era fatta i primi esperimenti di lottizzazione. Siccome la cosa continuava a essere palleggiata tra sovrintendenza, ministero, eccetera, eccetera, c'è stato chi della Sant'Isidoro ha pensato bene di fare il colpo di mano che si fa sempre di Ferragosto. E allora Fiorini vi ha mostrato gli scheletri delle palazzine. Io, e la mia fortuna non è quello di essere di esserci io, ma la mia fortuna è che ero reggente in quel giorno, per cui sono stato io che l'ho fatto volentieri, fermare il cantiere, e con questo mi sono assunto onori e oneri di questo fermo. Cioè, giustamente il sovrintendente ha detto facciamo arrivare soldi, mi sono arrivati 21 milioni di allora, era una fortuna, una cifra pare che saranno 200 mila euro di oggi, con cui ho scavato per 3 mesi con un cantiere guidato da Francesca Bogliani, alla cui serendipiti io devo la scoperta successiva, e cioè quella di Gradisca. Perché? Perché naturalmente abbiamo messo in luce quello che potevamo mettere nelle palazzine, che però è l'area della colonia romana e poco si vedeva della città etrusca, e io ho detto a Francesca, siamo saliti su una di queste palazzine in scheletro, ho detto fai 3 saggi, uno lì e uno lì, dopodiché è stata, come dire, la sua fortuna e la mia che lei ha scelto un punto, ha fatto un saggio di 5 metri per 5 e sono venute fuori migliaia di lucerne, cose mai viste in Etruria, un fatto del tutto eccezionale. Durante l'inverno, sempre con Francesca Boitani, abbiamo cominciato a pulire i cocci e sono venute fuori le iscrizioni greche che hanno cambiato molta parte della storia del commercio antico in questa parte del mondo. Vediamo che cos'è l'area della città della colonia romana, è quella indicata a sinistra, l'area dell'Emporio e quella indicata a destra. Lucio Fiorini mi ha fatto vedere molto bene i due pezzi di santuario che noi chiamiamo santuario meridionale e santuario settentrionale, in realtà è un tutt'uno, ma questo richiederebbe anche questo tempo per descriverlo. L'ambiente è questo, cioè i greci che arrivano trovano delle lagune, e ricordiamo una cosa fondamentale: o il porto è naturale, pensate voi a Taranto, a Siracusa, a Pireo, no? Cioè dove tu c'hai un bacino praticamente quasi chiuso, no? Ma se no, al mare aperto, o sono zone di spiaggia dove si tirano in secco le navi, ma questo si può fare con piccole imbarcazioni, non con navi onerarie di grande stazza. E allora la cosa più sicura è trovare l'imboccatura dei fiumi o le lagune. Questi sono i porti, prima dei porti ellenistici, che in epoca ellenistica si cominciano a costruire, allora cambia tutta la dinamica edilizia portuale. Allora, qui vi ha fatto vedere la nascita del Cipriano, non vi sto a tediare con queste cose, voglio solo sottolineare che questa statuetta, che sembra niente, una cosetta di bronzo piccola così, è la statua di culto della prima fase del santuario. E sappiamo benissimo che lo stesso episodio, circa 70 anni prima, era avvenuto in Egitto. Un tal signor Erostrato, ce lo racconta uno scrittore di Naucratis stessa, che aveva evidentemente buona memoria dei fatti che riguardavano la sua città e i suoi santuari, si parte da Cipro con una statuetta, perché è molto preciso, dice una Agalmation, una statuetta, Agalma è la statua grande, Agalmation era un diminutivo,
agalmatian spitamiaion, in greco vuol dire alto palmo. Quindi è esattamente la misura di questa parte superiore, purtroppo, perché la parte di sotto o era bronzo, cioè un attacco per una vite che non si capisce bene com'era la parte di sotto, poteva essere bronzo, possibile, ma poteva essere anche avorio, per esempio, non è escluso. Quindi abbiamo recuperato un documento assolutamente unico e straordinario, cioè la stampa di culto di un emporio del 590-80. Poi è quello che personaggi storici, cioè voglio dire quasi la guida per capire chi siamo, chi sono, è Erode, cioè tutti i personaggi, questo Sostrato, l'ancora celeberrimo ormai di Sostrato, è il Sostrato figlio di Laodamante di Egina, Erodoto dice, un mercante con il quale nessuno può contendere. Quindi all'epoca, ancora a metà del V secolo, si parlava di questo Sostrato come di una specie di Rothschild. È un grande signore di Egina, il quale ha portato questi 35 sigle S.O. sui fondi delle ceramiche importate attiche. Alan Johnston, che studiava e trattava tutta la vita i segni di mercante, ha fatto il salto alto così, questo è Sostrato, è lui. E se noi troviamo 35 segni con S.O., ognuno di questi vasi con questo è solo la testa di pila, cioè quando impilavano per caricarle nelle navi, mettevano solo nell'ultimo il segno S.O. Quindi pensate quanti ne abbiamo persi e quanti dovevano essere i vasi della pila, e avete decine di migliaia, cioè portando questo come algoritmo alle estreme conseguenze, decine di migliaia di cocci, di vasi portati da questo Sostrato, personaggio che io ho ricostruito, addirittura suo nonno è già Naucratis, ovviamente, ma questo è volentieri lo racconterò un'altra volta, ma per non tediarvi oltre, c'è Pactyues, che è il tesoriere di Creso, di cui Erodoto racconta la storia, questo è uno che è scappato con la cassa, e quindi diciamo Gravisca ci ha rivelato tutto questo che noi sapevamo da Erodoto, abbiamo trovato i documenti come le firme di Napoleone, insomma cose di questo genere. Sappiamo che a Naucratis c'erano centinaia di prostitute del tempio, il fratello di Saffo che faceva commercio, pure lui, un grande aristocratico, con l'Egitto, Caraxos, si è innamorato pazzamente di una di queste schiave templari e se l'è portata via e si è sposata e questa fa un dono votivo a Delfi per ricordare uno spiego, un simbolo della ricchezza, e lo lascia a Delfi, e anche questo è un personaggio menzionato da Erodoto. Qui è una statuetta di una Ierodula, una di queste schiave sacre che fa il gesto del proscune, ma è nello stesso tempo un anassioma, un gesto sconcio per così dire. Andiamo avanti. Abbiamo trovato Adone. Qui mi devo correggere rispetto a cose che ho detto anche a voi quando abbiamo visitato, e vi avrà anche illustrato altre volte Lucio Fiorini. È un documento unico, eccezionale, vero per certi versi. È assolutamente unico in questo stato di conservazione. Però in realtà una delle lezioni, grandi lezioni dell'archeologia che si impara subito, chi non impara non capirà mai nulla del mondo antico, un motto di uno dei padri fondatori dell'archeologia, Otto Gerhard, che nel 1832 scrive il rapporto col Cente e dice una frase lapidaria, ve lo dico in latino, poi ve la traduco, perché monumenti, antiquitatis monumentorum, qui unum vidit, nullum vidit, qui mille vidit, unum vidit. Cioè, dei monumenti dell'antichità, chi ne vede uno solo non ha visto nulla, perché è irrilevante ai fini, perché l'antichità è duplicazione, moltiplicazione. Chi ne ha viste mille, ne vede uno, perché il prototipo è quello,
la funzione, il concetto, eccetera. Ora, lavorando, andiamo avanti, qui ho trovato finalmente che c'è un Adonio. In realtà è il santuario di Afrodite e di Daphne, l'Afrodite in Kepolis, con la statua di culto fatta da Alcamenes. Questo è il portico, queste sono le stanze annesse, e qui dietro c'è il santuario con il sacerdote di Afrodite, nettamente separati, vedete? Perché questo è il luogo della festa, ed è il luogo di una festa sconcia, perché degli antichi soprattutto, le donne che bevono sono una visione che non deve essere di tutti i giorni, no? Quindi nel cuore di Atene, in realtà nella periferia di Atene, c'è il prototipo del santuario che noi abbiamo creato. È l'unico possibile confronto che ho trovato e che è di grande importanza perché è il grande momento che nella ceramica attica c'è l'esplosione del culto, della scena di culto di Adonio. 430-420 e questo è il 425, perché lo sappiamo, la data si collega a tutta una serie di opere fatte nella pace di Nice, ma insomma qui ed è cose che qui a Tarquinia sapevano, avevano un filo diretto con Atene. Questo è importante capire, perché se si è schierata Tarquinia accanto ad Atene contro Siracusa, che non era una cosa piccola, lo ha fatto perché c'era questo rapporto strettissimo, e credo poi di, però lo farò vedere tanto in un articolo poi nel libro, che la tomba dell'Orco 1 è stata dipinta da un greco, perché le iscrizioni hanno una sinopia graffita e su cui quello ha ridipinto, quindi non sapeva l'etrusco, ecco, tanto per capire. Va bene, questa invece è l'altra straordinaria scoperta di Lucio Fiorini, che è una cosa di una portata clamorosa. La presenza, vedete tutti questi puntini neri? Sono tutti forni di fusione. Vediamo, ecco, con i forni e i crogioli, eccetera. Che vuol dire che il santuario non era, noi immaginiamo sempre il burgo, qualcosa, no, non è questo. Santuario è soltanto un punto centrale dove si svolgono delle grandi attività di tipo mercantile, produttivo e mercantile. Questa è una cosa fatta, noi abbiamo l'iscrizione, non l'ho poi messa perché non volevo andare oltre un certo limite, c'è un'iscrizione greca che dice che l'offerta questo suo signor Patroclos forse, è stata deposta nel santuario da un doulos, da uno schiavo. Quindi l'intermediazione non è che Sostrato si metteva in barca e veniva fino qua. Sostrato non si è mai mosso da Egina. Mandava schiavi che portavano le navi e riportavano a casa i proventi. C'era una serie di motivi per cui poi ritornavano. Però è anche il fatto che i santuari come questo avevano il diritto, quindi vuol dire che potevano scappare. Questo, e studiando la documentazione epigrafica etrusca del santuario, ho trovato che non c'è una dedica di un libero, sono tutti schiavi. Quindi è un santuario che è in mano agli schiavi, e sarà questo il discorso che è portato avanti più di recente, il foyer della rivincita dei servi di Etruria, ma questo è tutto un altro discorso. Quindi il terzo segno è la scoperta dell'iscrizione, cui debbo ancora una volta, sono debitore ad altri, a Letizia Pani Armini e a Beatrice Casocavallo, che mi hanno poi offerto che ho dedicato a Maino Moretti, perché era un atto dovuto, posso dire, ed è l'iscrizione del più grande scrittore di Eruspicina, Etrusco conosciuto. Tutto questo era all'area della regina, quindi l'area della regina è veramente
tempio delle sacre memorie di questa città. Io credo che su questo bisognerà poi fare del lavoro anche di carattere didattico, di far capire alla gente che Dio di tesoro ha in mano. È come avere la Basilica di San Pietro per il cattolicesimo, insomma, una cosa del genere. Bene, la vediamo rapidamente, avanti. Il quarto segno di fortuna è l'avere incontrato tanti tarquinieschi, cui devo molto.